Bella ragazzi e bentrovati sul mio canale, oggi sono tornato con un nuovo video, un nuovo episodio del Fuck You Time. No, aspetta, però così parevo troppo zampo. Bella ragazzi e ben... Vabbè. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati con un nuovo episodio del Fuck You Time. Voglio subito tantissimi pollicioni, esclusivamente per il fatto che non vi ho portato questo video dopo anni. Ditemi anche, vista la breve intro cazzarona, se volete un video sulle imitazioni dei vari YouTubers, così a caso, visto che ho notato che va molto in questo periodo, fatemelo sapere. Ciao belli! Prima di iniziare, come avevo già anticipato nell'ultimo episodio che è uscito sul canale, saluterò qualcuno di voi, ovvero chi me l'ha richiesto nei commenti dello scorso FAQ. Quindi comincerei salutando Danizco, Gianmarco Marrone, Fabrizio De Biase, che è il bomber di Torquì, bella zi. Fa pure rima, avete visto che bella cosa? Poi Daniel Gallipoli, Pastarella, ovvero Andrea Pastorelli. E infine Damiano Saltari o Saltari, dimmi nei commenti come si pronuncia il tuo cognome. Basta, c'è il punto dopo il cognome. Quindi ragazzi, io vi rinnovo anche l'invito di scrivermi nei commenti se volete essere salutati nel prossimo Fuck You Time e partiamo subito con le domande. Cosa ne pensi delle tre neopromosse arrivate in Serie A? Pensi che faranno bene e che si salveranno? Bella, sei un grande. Ma la Juve, cioè volevo dire, il Bologna, il Carpi, il Frosinone, le vedo abbastanza male per quello che è stato questo avvio di campionato. Però è chiaro che ogni squadra quando torna in Serie A fa sempre fatica all'inizio. In più mettiamoci che forse, ecco, mi verrebbe a dare un po' più di fiducia al Bologna perché è più esperto in questa categoria, mentre Carpi e Frosinone sono alle prime armi e quindi bisogna avere pazienza. Non so se resteranno, se riusciranno a restare in Serie A per questa stagione, me lo auguro per loro perché comunque sono piccole società che meriterebbero di crescere. Preferiresti vivere a Newcastle o a Londra? A Newcastle non ci sono mai stato, sinceramente, però non lo so, non ti so rispondere proprio per questo motivo. Londra mi piace, ma alla fine è un po' come tutte le altre capitali, cioè c'è tanto casino e sono sicuro che non me la vivrei benissimo. Poi, come sapete, una cosa è viverci, una cosa è andare a fare i turisti, perché anche a Roma se vado in centro mi sento un turista. Non lo so, se c'è una terza opzione andrei sulla terza, altrimenti dico Londra per esperienza. No, regà, oh, ma la regia sta a fa' un casino della Madonna. Vedi questi? Bionde, dicevo. Tra l'altro, bella Sergio e bella Lorenzo. Che ruolo facevi quando giocavi a calcio? Salutami, bella. Io ho fatto vari ruoli quando giocavo a calcio perché sono partito come punta, ma perché sapete, io ho cominciato a calcetto, come avevo già detto nello scorso o due Fuck You Time fa, quindi a calcetto i ruoli sono un po' così, dai, però diciamo punta. Poi andando a giocare a calcio mi sono spostato inizialmente ala, giocavo sia sulla sinistra che sulla destra, anche se per gusto personale preferivo giocare a sinistra per rientrare e calciare. Ma non essendo dotato di grandissimo fiato, diciamo, sono stato spostato alla tre quarti, che forse è il ruolo che più fa per me. Ciao anche ad Antonix. De Cristo si fa un cannone raro al contrario. Come giudichi la situazione di Totti a Roma? Secondo te dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo o dovrebbe continuare a giocare ancora dopo questa stagione? Bella fede e forza Roma! Allora, io penso che sia una scelta che deve prendere direttamente lui. Dipende come si sente atleticamente e dipende anche se verrà schierato e con quanta costanza in questo campionato. Dopo le prime due partite ha giocato 0 minuti e quindi non so, sicuramente troverà spazio perché la Roma giocherà tante partite in questa stagione e da tradizione ci saranno anche tanti infortuni. Quindi il capitano sicuramente potrà essere importante anche quest'anno. Poi non so, perché conoscendolo comunque non penso abbia tutta questa voglia di smettere, però è chiaro che se non viene utilizzato dopo un po' penso si faccia pure due palle così a sta in panchina. Secondo te il Milan riuscirà a fare un buon campionato? Che cosa ti aspetti da FIFA 16? Grande fede, potresti salutarmi nel prossimo FAQ. Innanzitutto, bella. E allora, il Milan secondo me può fare un bel campionato, però non so se lo farà. Ma anche l'anno scorso voleva farlo e alla fine non l'ha fatto. Per il semplice motivo che ha una squadra che secondo me è interessante, perché non ha tantissimi campioni, però ha giocatori, ha buoni giocatori.
E quindi secondo me può mettere in difficoltà chiunque. È chiaro che i rossoneri vengono da alcune stagioni molto difficili e quindi secondo me hanno fatto benissimo di conseguenza a prendere uno come Mihajlovic che ti rimette in riga, ti rilancia e ti dà le motivazioni che ti mancano, secondo me. Almeno così sembra dall'esterno. Quindi penso che il Milan possa fare bene. Poi non so quello che succederà. Da FIFA invece mi aspetto molto perché comunque, al di là della questione momentum, spesso ingigantita anche dai vari youtubers e comunque dalla gente, per carità, non sto dicendo che il momentum non ci sia, perché altrimenti non sarei coerente con quello detto fino a 2 giorni fa. Però, al di là di questa questione, FIFA sta facendo sempre dei passi in avanti tutti gli anni, e quindi sarebbe clamoroso se non ce ne fossero anche quest'anno. Devo dire che ho sentito parlare bene del gioco e quindi spero di conseguenza che esca un bel gioco. Io personalmente, come tutti gli anni, non vedo l'ora che esca, quindi dai. Perché si chiama pomodoro e non è d'oro? Secondo te, come giocherà quest'anno Depay al Manchester? Memphis, ragazzi, io lo stimo. Voi lo sapete, mi piace tantissimo il giocatore e mi piaceva da prima che arrivasse al Manchester. Ovviamente lo conosco, lo sapete anche voi perché l'avete visto nei video lo scorso anno. Quello che mi sento di dire, ragazzi, è che Depay, come molti giovani, non dico da me scoperti, ma comunque che ho adocchiato, sta crescendo veramente bene. Mi ricordo uno che sono sicuro di aver scoperto io ai tempi, che era João Moutinho, non lo conosceva nessuno. E adesso, per carità, c'è anche una certa età, però mi sento orgoglioso di averlo scoperto io, tra virgolette. Cioè, non sono un dirigente né un direttore sportivo, però comunque nel mio piccolo non è come nel mio intimo Cecilli, era nel mio piccolo. Ah, raga, però io non posso leggere sta roba. Vabbè, vabbè, la leggo. Cosa ne pensi del Fellazio? Vai con la prossima. Niente, ragazzi, non c'è una prossima perché finiamo qui anche per oggi con le 10 domande. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a lasciare una domanda qui sotto. Questa volta, oltre a inserire l'hashtag FAQ11, vi invito, se volete, ad inserire l'hashtag aimai, l'hashtag cosa faresti se, o comunque se non lo volete inserire, fatemi domande del genere, inerenti a questi argomenti, inerenti agli argomenti attuali e a quelli che mi avete sempre fatto. Quindi lasciate un pollicione in su per questo video del FAQ Time che comunque vi ho caricato dopo non molto tempo come faccio di solito. Iscrivetevi al canale se non lo siete già, passate in descrizione per tutti i vari social e link. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella. Ah. Ciao.